Non ci Ciao, Fabri! Secondo me... Guarda dove sono. Ma dove sei? Faccio il runner, la sport in pizzeria. Ma dai! Come stai? Tutto bene. Ma ti vedo in gran forma. Di salute molto bene. Adesso da ieri ho cominciato... Abbiamo riaperto solo la sera per 4 ore la pizzeria da sport, per cui... Sui portali dei runner di MyMenu e di Delivero, e per cui la mattina vengo qua, faccio l'impasto con i ragazzi, con un pizzaiolo, faccio la mise en place, poi torniamo qua alle 6 e incominciamo il servizio, che comincia alle 7 fino alle 9. Sai quanti vorrebbero ordinare la pizza da Giancarlo Perbellini adesso? Sto vedendo che tantissima gente... Com'è a Verona, Giancarlo? Che aria si respira? Com'è la situazione? A Verona è, credo, come tutta Italia. Noi stiamo aspettando che qualcuno ci illumini, che ci dica da che parte si va. E purtroppo questo è il grosso problema, che non lo sappiamo. Ora, noi sappiamo già che partiremo per ultimi. Sì. Ma almeno diteci come partiremo, perché certo, qualcuno potrebbe anche non ripartire. Comunque abbiamo avuto la fortuna di avere le spalle ben coperte, di essere forti e tutto, ma andando avanti cioè, non è che abbiamo risorse all'infinito, certo. Capisci che comunque i dipendenti non sono pochi in ogni certo. locale. Tu ti eri veramente ramificato. Siamo trasversali, abbiamo una proposta trasversale. Esatto. Mi pare che funzionava molto bene questo tuo concetto di diversificare, no? Assolutamente sì. No, funzionava. E credo che se ripartiamo, la maggior parte dei nostri concept può rifunzionare. Il grosso problema è... il grosso problema saremo noi, cioè l'alto livello che non sappiamo... Certo. Sicuramente bisogna riprogettarlo in qualche maniera. Noi poi siamo anche fortunati che a casa Perbellini riusciamo a gestirla anche in pochi, cioè riusciremo anche a ripartire in pochi. Certo. Cosa ti chiedono questi ragazzi, che umanamente come si sono approcciati con te quando si è arrivati a questo punto un po' che fa disperare un po' tutti, ecco? Ma sai, io ho la fortuna che comunque da noi vengono ragazzi che hanno un'ambizione e hanno qualcosa. Io dico sempre, prendo solo delle persone che hanno qualche cosa da dire, dal basso verso l'alto, per cui dall'ultimo dei comi o dallo stagiaire che entra, l'importante è che abbia qualche cosa da dire. Ma devo dire che da noi è molto più facile, cioè chi arriva da noi ha qualche cosa dentro da buttare che fuori. Sono uno che esige ancora un sacco di cose, cioè guarda, ne approfitto di questi giorni, visto che adesso ho scritto Ernest. Io vengo fuori da 4 giorni, è 4 giorni che faccio sfoglia. Vado in pasticceria, che è proprio attaccata a casa mia, scendo e vado in pasticceria e impasto sfoglia. E l'altro giorno è venuto Elia Rizzo, 2 stelle Michelin del Desco di Verona, è passato, ha bussato ed è entrato e mi dice: ma cosa provi la sfoglia, che 10 anni che la fai? E gli ho detto: la provo perché non sono contento. Su questo lo so. Dico sempre che un cuoco, un bravo cuoco, è un grande artigiano. Certo. Cioè ha messo insieme una serie di nozioni che certo. poi gli fanno sapere le differenze in confronto agli altri. Come saranno questi prodotti che, partiamo dalla filiera alla base, come arriveranno, come saranno, come sarà il futuro di chi ci dà i grandi prodotti? Ma io credo che ci sarà sicuramente, si screma molto e sicuramente la qualità non la perderemo. Certo che insomma, ci sarà veramente un qualche cosa di nuovo e saremo noi, la nostra testa, che ce lo farà tirare, noi faremo la differenza. Quando mi dicono delivery, sì, delivery sulla pizza ci può stare. Il delivery della cucina gourmet anche già, no. Cioè comunque perdi una parte della fragranza di quello che ti servo, cioè e nel nostro caso la fragranza, cioè la textura, è una delle basi, okay. Nel croccante, nell'umido,
non ci può essere. Sarà una cucina buona, torneremo alla cucina della gastronomia, quella sì che può essere buona, anche lì puoi fare la differenza. Cioè, una grande lasagna la puoi fare, lì le metti in fila come un grande pandoro, un grande panettone, è la stessa cosa nella lasagna. Ma non ci potrà essere l'emozione della cena mia portata a casa. Senti, cosa ti sentiresti di dire ai tanti colleghi che qui stanno scrivendo, vedendo, ti vedono un po' come comunque qualcuno da ascoltare, come un esempio anche da portare avanti? Cosa ti diresti umanamente anche? Credo che questo sia stata una grande... una cosa... indescrivibile, che ci abbia un po' raso il suolo, che però questo ci deve dare sicuramente l'opportunità per ripartire in maniera diversa. Dopo non so come, perché ripartire in maniera diversa, di solito quando fallisci rassetti tutto e riparti. Qua non è che siamo falliti, ci sono ancora strutture, governo, una burocrazia, che è la pazzia. Cioè, se tu pensi che questo governo, non so, gli affitti, ha fatto il decreto che a marzo abbiamo potuto recuperarli e ad aprile non l'ha ancora fatto. Scusami, cioè io cosa faccio qua? Cioè, devo telefonare al proprietario di casa e chiedergli se per favore ci veniamo incontro. Capisci che non c'è un progetto? Cioè, sono in balia. Noi questo mese abbiamo anticipato le casse integrazioni, perché se i ragazzi che lavorano per me avessero dovuto aspettare la cassa integrazione, forse ce l'avranno fra un mese e mezzo, due mesi. Certo. Cioè, hanno detto dei 25.000 euro e tu vai a vedere le gabole che ci hanno messo, bisogna fare un accordo sindacale. Cioè, siamo veramente in un paese in cui chiarezza. Cioè, è bianco e bianco e nero e nero. Io porto sempre ad esempio l'HCCP. L'HCCP è arrivata dall'America. Io per Rana ho aperto in America. E quando sono venuti la prima volta, cioè non è che hai gabole, che c'è interpretazione. Loro arrivano, mettono i termometri, hanno una tabella, hanno 57 crocette da fare. Quando arrivi in fondo, se il punteggio è 53, tu hai la licenza. Se non hai 48, hai la B. E se hai 30, hai la C. E tu sai che se hai la C, hai chiuso praticamente, perché ogni settimana vengono a controllarti. Se hai la B, ogni 40 giorni vengono a controllarti, sai la A, per un anno ti lasciano stare. Ma è talmente semplice. Hai capito? Allora io dico sempre che nel mondo dovremmo andare a copiare le cose che sono giuste, no? Copiare le cose e poi adattarle alla nostra burocrazia, perché è veramente deleterio. Sono d'accordo. Fra l'altro credo che anche per il settore mio della comunicazione, soprattutto legato al food, questo sia un anno nuovo, un anno veramente in cui chi viene dal settore lo comunica, secondo me verrà apprezzato, ma anche chi magari fa televisione e poi pensa che per la notorietà o per il momento così di luccichio che si riceve dalla visibilità televisiva puoi fare l'imprenditore ovviamente della ristorazione, è tutta un'altra cosa. Quindi anche lì credo che si scremeranno un po' di cose, perché è importante farlo. Senti, per sorridere, carne o pesce? Sempre carne col Becker. E della carne, taglio preferito? Ma io, allora, il taglio preferito, io sono molto per il rognone, per il fegato, per tutta quella serie di cose che abbiamo un po' perso, che facevano parte un po' della nostra tradizione. Ma sono anche per, non so, per il bollito del giorno dopo in insalata, una bella insalata di manzo con la cipolla. Cioè, sono anche per le cose, un po' di aceto, di vino, di quello giusto, certo, di Barolo. Cioè, quelle cose che sono anche semplici, ma che abbiamo un po' perso. Ma mangeresti mai una bistecca cotta da me? Perché no? Certo. Ah, è un pesce cotto da me? Ma anche, dipende. Se me lo fai semplice... Non correresti quel rischio. Se me lo fai semplice, non c'è problema. Non c'è problema. Senti, il segreto della tua magica straordinaria
cotoletta alla milanese. Tu l'hai rivista, l'hai ripostata. Lascia stare, ero pronto per il primo di aprile dovevo cominciare a Milano e mi sa che la metteremo fra 2 anni adesso. Quindi dovremmo assolutamente tenerti d'occhio per i prossimi 2 anni. No, adesso no, eravamo pronti per partire perché avevo detto che da aprile partivamo e avevamo praticamente finito tutte le prove per metterle in linea, perché il problema è che se ne vendi tante devi avere comunque, non si può fare in padella, cioè la puoi fare 2 o 3 porzioni, le puoi fare, ma se la metti in carta devi essere strutturato. Avevamo finito di le prove. Esatto. Adesso vediamo quando rientriamo, come rientriamo e poi partirà. Io voglio essere il primo perché mi ricordo che a Milano, quando hai aperto, sono stato uno dei primi a venire da te e a farti un servizio per assaggiarla. Te lo ricordi? No, tra l'altro, proprio oggi, sai che faccio le ricette per il sindaco, per il comune di Verona, perché il sindaco un giorno mi ha chiamato e mi ha detto, guarda, ci eravamo parlati. Mi ha detto, guarda, io tutti i giorni do delle brutte notizie, non è che mi fai delle ricette che io dopo le brutte notizie metto una ricetta per un quarto d'ora, 20 minuti ha qualcosa da vedere, può replicare, e ho fatto questa serie di ricette base fatte da me, e oggi ho fatto la carbonara e parlavo con Nicola, il figlio della Silvia, che mi ha fatto le riprese, e gli ho detto dobbiamo fare la cotoletta, e lui mi dice ma la cotoletta cotta e cruda? E no, gli ho detto facciamo la cotoletta, quella che facciamo a Milano. Esatto. Cotta cruda, ma... intanto la faremo a Milano appena apriamo e poi vedremo. Qua di Ivana Tornelli, due nuovi mostri, bel complimento, insomma. Grazie. Senti, Giancarlo, niente, allora io ti ringrazio perché chiacchierare con te... Ah, a proposito, ho visto che veramente ti piace, sei uno di quelli che ha un grande passione a cucinare anche a casa, cioè non è che il mestiere... È la prima volta. Cioè, sono stato obbligato, guarda che i primi 15 giorni mi sembrava di impazzire, perché io non faccio mai da mangiare a casa, mai. Cioè, credo che nell'anno mangio 5 volte l'anno a casa. Dopotutto, cioè, scendo da casa e una volta provo la locanda, una volta provo il tappasotto, una volta il capitano della stradella, sono a casa 2 sere e raramente alla settimana, per cui se vado a provare i miei. Adesso faccio da mangiare a casa. Ho avuto la fortuna che abbiamo una cucina incredibile a casa, per cui riesco... Fotonica. Riesco a far da mangiare quasi normale. Fra una saltata, una palestrata, una corsa, insomma, ti arrangi. Pensa che anch'io ho grigliato dopo 8 anni che non grigliavo. Giancarlo, it's Fabri. A pleasure con te. Grande. Guarda, ci congediamo con... Vai, vediamo. Con Nicola che tira una pizza. Vediamo. Sì, assolutamente. Dai, vediamo. Se non la buca. Vai, Nick. Vediamo. Vai. Con la cornice molto alta. Ah, la sbordata. Vabbè, ma la puoi anche condire, se vuoi. E adesso la vai a condire? Non lo so. No. Intanto l'abbiamo vista tirare. No, perché sto facendo delle prove con un impasto, è per quello. Ok. Allora, come pizzuta, no? Grande. Senti, ci vediamo ovviamente a casa tua, a casa per Bellini, no? Vi aspetto, con piacere. Appena è sempre quella, no? E per chi volesse divertirsi, faccio uno spot anche al Gambero Rosso, dai. E chi volesse divertirsi la bravura, la serietà di Giancarlo e invece un po' di così. No, la mia, ti dico sempre, tu sei la mia casalinga. Ah, quella è quella che fa le domande. Esatto, venivo lì a romperti le scatole, grande. Ciao Gian, grazie, ciao. Saluta a ciao tutti, saluta Silvia, a tutti quanti, a presto. Grazie, ciao Mito, ciao.